finanzieri del nucleo di polizia tributaria hanno perquisito la sede di Fiditoscana in Viale Mazzini a Firenze. Tutto è partito dalla procura della Corte dei Conti. I magistrati contabili hanno aperto un'inchiesta sul presunto danno erariale patito dalla Regione Toscana e dallo Stato centrale a causa delle garanzie prestate dalla finanziaria regionale alla CIL SRL di Tiziano Renzi, padre del presidente del Consiglio, fallita senza restituire parte del prestito. Sequestrato numeroso materiale cartaceo e informatico. Alla vicenda penale del fallimento dell'ex società della famiglia Renzi, su cui sta indagando la Procura di Genova, si aggiungono dunque le nuove indagini promosse dai PM contabili. Non sono i rilievi penali mossi a Tiziano Renzi a interessare i magistrati della Corte dei Conti. I PM contabili seguono piuttosto il denaro uscito da Fiditoscana. Circa 263.000 euro versati alla banca di Pontassieve da Fiditoscana, di cui 236.000 poi rimborsati dal Fondo Centrale di Garanzia. A fine settembre, rispondendo a una interrogazione del capogruppo di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, il governatore Rossi ha annunciato la revoca del fido e la richiesta del rimborso più le sanzioni. I PM vogliono capire anche se qualcuno in Fidi abbia omesso controlli favorendo l'azienda di Tiziano Renzi.